Buongiorno a tutti, benvenuti a questa quarta lezione di Dare to Care. Oggi abbiamo scelto di parlare di un argomento particolare, la fraternità, che sicuramente è un argomento molto particolare in questo momento storico di pandemie, crisi politiche e conflitti. Abbiamo scelto di parlarne dentro al corso di filosofia politica dell'Istituto Universitario Sofia. Quindi abbiamo con noi due docenti, il professor Antonio Maria Baggio, il docente di filosofia politica, direttore del Centro di Ricerche sulla Politica e Diritti Umani dell'Istituto Universitario Sofia, il quale per diversi anni ha lavorato con Chiara Lubich nella Scuola BA per lo sviluppo del movimento politico per l'unità. Abbiamo anche con noi, con grande nostro piacere, la professoressa Lady Vargas, docente di Umanesimo e Cultura Cittadina nell'Università Pontificia Bolivariana in Colombia e cotitolare del corso di filosofia politica con il professor Baggio presso Sofia. In aula con noi abbiamo diversi studenti, abbiamo Alexander Simon del Belgio, Michelle Haroun, francese di origini libanesi, Maëlys De Winter e Amélie Briad, che sono entrambe francesi, e infine la sottoscritta Valeria Garré, italiana. Dopo questa brevissima introduzione, io passerei subito la parola ai nostri relatori. Sì, posso provare io a fare una breve introduzione, perché noi parliamo di fraternità, però forse bisogna spiegare perché ce ne occupiamo. Negli ultimi anni la fraternità è diventata importante nel dibattito pubblico e dobbiamo chiederci perché. A un certo punto, si è cominciato a porsi una domanda: come mai, paesi avanzati che hanno la capacità produttiva e hanno le strutture, l'intelligenza, tutto ciò che serve per garantire a tutti le più grandi opportunità di realizzazione personale, non riescono a farlo? Noi abbiamo cioè tutte le risorse materiali per dare gli strumenti di libertà ai cittadini e per porli in condizioni di uguaglianza, però non riusciamo a farlo. Ed è strano, ed è strano. Allora, la domanda che si è cominciato a porsi è stata: ma non sarà che manca qualche cosa? Come magari ci capitava da bambini che i maestri ci davano un problema da risolvere, però non veniva nessuno perché? Perché per errore si era dimenticato di darci un dato che era necessario per risolvere quel problema. E la domanda è stata: ma forse libertà e uguaglianza non sono sufficienti? È come se un tavolo avesse soltanto due gambe e ne manca una terza per stare in piedi. E allora molti si sono rivolti al trittico proposto dalla Rivoluzione francese tra il 1789 e il 1848: alla libertà e all'uguaglianza bisognerebbe aggiungere la fraternità. Senza la fraternità il tavolo non sta in piedi, è insufficiente. E quindi porre il problema della fraternità è porre paradossalmente un problema nuovo, perché la fraternità c'è sempre stata, è stata trasmessa da tante diverse culture. Però come entra in politica? E quindi c'è tutto un modo nuovo di vedere la fraternità, che è l'argomento di questo nostro incontro. Grazie, grazie per l'introduzione e passerai la parola a Amélie. Una domanda per piacere. Quindi per me c'è un legame tra la fede e la fraternità, e la fede come una bussola morale, un modo di conoscere un po' meglio il bene, ma anche di combattere il male. E quindi la mia domanda è: possiamo vivere totalmente la fraternità, nella nostra vita, anche in un modo politico, senza la fede? Sì, questo è interessante. Beh, c'è un dato di fatto. Ci sono persone che non hanno una fede religiosa esplicita, che però vivono la fraternità, ci credono e la portano avanti bene e in nome della fraternità realizzano delle cose importanti. Che cosa possiamo dire su questo? Beh, evidentemente queste persone hanno
risposto a una vocazione, hanno sentito una domanda di un soggetto fragile, hanno visto un diritto violato, una crisi del proprio popolo, un bisogno nella città, e questo per loro, che abbiano la fede oppure no, è stata una chiamata. E rispondendo a questa chiamata hanno visto che attraverso la fraternità potevano risolvere alcuni dei problemi. Allora, la fraternità è un concetto religioso oppure no? O è solo religioso o anche può essere applicato fuori dalla dimensione religiosa? Beh, noi vediamo che alle origini di tutte le grandi civiltà troviamo la fraternità come principio, troviamo anche altri principi, quindi diciamo che tutti i grandi concetti che poi vengono usati in politica all'inizio appartengono a delle narrazioni religiose, dopodiché si secolarizzano. Noi però abbiamo molto da imparare da questi racconti antichi. Pensiamo ad esempio all'antico racconto che ci viene dato dall'ebraismo nel libro della Genesi. Potremmo citarne anche altri in altre civiltà, anzi questo è un lavoro da fare, di andare a scoprire le prime intuizioni che i nostri popoli hanno avuto della fraternità. Nel libro della Genesi vediamo che la prima coppia di fratelli, Caino e Abele, non riesce a vivere la fraternità. E Caino in particolare che rifiuta di essere il fratello di Abele. Gli andava bene essere il figlio unico, essere il predestinato a rappresentare tutta l'umanità che sarebbe venuta da lui, ma non voleva essere definito il fratello di Abele, cioè non voleva che un altro fosse suo pari e che potesse essere, come dire, lui paragonato come uguaglianza ad un altro. Allora lo uccide e lo rifiuta. Noi vediamo allora che accettare il fratello o non accettarlo significa permettere a una comunità di formarsi oppure di non formarsi. E dentro questo episodio antico noi vediamo che la fraternità è un grande principio di realtà. Io posso scegliere i miei amici, posso scegliere la mia sposa, ma non posso scegliere i miei fratelli e le mie sorelle. Non dipende da me la loro esistenza. E questo è ciò che succede in politica. Non posso scegliere gli altri cittadini, sono una realtà. Quindi vivere la fraternità mi chiede anzitutto di prendere atto che c'è una realtà che non ho costruito io e che, se voglio accettare la mia esistenza, devo rendermi conto che è insieme ad alcune persone che ci sono, che esistono, che hanno i miei stessi diritti. Allo stesso tempo la fraternità è anche un principio di differenza, perché chiunque fra noi abbia fratelli e sorelle sa che siamo diversi. Dunque queste persone sono uguali a me e allo stesso tempo sono libere e quindi possono fare scelte diverse. Ecco allora che la fraternità è estremamente importante, perché in questi antichi simboli e poi lungo tutta la storia ci dice che l'idea di fraternità tiene insieme due cose importanti: la libertà e l'uguaglianza, che sono esattamente quelle che, abbiamo detto all'inizio, non riusciamo a realizzare in maniera compiuta oggi. Forse la fraternità può agire in modo tale da poterle applicare, la libertà e l'uguaglianza, con la fede e anche senza la fede. Però mi scusi, professore, in concreto, come possiamo far sì che la fraternità possa essere condivisibile per tutti, possa essere veramente applicabile nella realtà sociopolitica di oggi? E anche mi verrebbe da chiedere quale fondamento può essere condiviso dall'umanità così da poter giustificare questo concetto di fraternità per tutti? E poi come possiamo realmente rapportarlo tra uguaglianza e libertà e senza che però si appiattisca in qualche modo la diversità fra soggetti? Beh, nel concreto, la concretezza della fraternità intanto si manifesta nel dirmi che io ho qualche cosa in comune con i miei fratelli e con le mie sorelle e che viene prima di qualunque altra cosa successiva. Io, i miei fratelli e le mie sorelle dobbiamo mettersi d'accordo su come vivere, dobbiamo fare dei turni, no? Per aiutare la mamma, per pulire in casa, per fare le cose che servono in famiglia, e questo naturalmente è un'analogia che noi costruiamo con la società. Allo stesso modo nella società tutti noi dobbiamo renderci conto che ci coapparteniamo
cioè veniamo da una situazione precedente, da una storia che ha creato dei legami forti tra di noi. Non è più nella nostra disponibilità di dire io non ho a che fare con te, perché non è vero. Quindi la fraternità ci spiega qual è il nostro legame. C'è una coappartenenza che precede ogni cosa che noi possiamo decidere. Noi potremmo chiamare questa unità precedente, che è tipica di ogni nazione, di ogni popolo, di ogni villaggio, dell'umanità intera, se noi potessimo studiare la diaspora dell'Homo sapiens nella sua distribuzione nel pianeta e dal punto di vista biologico, l'antropologia biologica ci ha dimostrato con lo studio del DNA mitocondriale quanto siamo simili, quanto ci siamo scambiati le nostre diversità per diventare quello che siamo, tanto che non si può parlare di un concetto di razza, di una differenza essenziale tra persona e persona. Allora esiste come un patto, un appartenersi che viene prima poi dei diversi contratti politici che noi facciamo, cioè delle differenze anche istituzionali che creiamo nelle nostre comunità. Quindi la fraternità serve per accendere la comunità, ma sapendo che noi ci apparteniamo anche prima. E cosa vuol dire allora questa coappartenenza? La fraternità, abbiamo accennato, può essere un principio regolatore della libertà e dell'uguaglianza. Impedisce che la libertà diventi la legge del più forte, non posso schiacciare mio fratello, impedisce che l'uguaglianza trasformi uno Stato in una grande carcere, no? Devo rispettare anche la diversità di mia sorella. Bene, però la fraternità ha anche dei contenuti. Significa che abbiamo lo stesso diritto ai beni, quindi dobbiamo condividerli. Abbiamo un passato comune, quindi c'è un'identità nostra, non soltanto la mia, di un soggetto individuale, ma un'identità comune. E abbiamo in comune un futuro che possiamo costruire solo insieme, quindi anche l'idea di progetto. Cosa significa questo? Che la fraternità fonda l'idea di bene comune. Nel concreto, senza fraternità, non ci si può neppure proporre un obiettivo politico, che per definizione è appunto la ricerca del bene comune. Grazie. Forse Mailis aveva una domanda? Sì, grazie Valeria. La mia domanda è: la parola fraternità evoca il legame di sangue di tutti i fratelli e delle stesse persone. Evoca il legame esistente tra le persone considerate membri della famiglia umana, un senso profondo di questo legame. La solidarietà invece evoca piuttosto l'aiuto dell'uno all'altro in modo materiale e fisico, in nome di un principio più forte di se stessi. Altrimenti l'atto di essere solidali, un rapporto tra le persone che comporta un obbligo morale di mutua assistenza. Allora, su quale fondamento comune la vita pubblica e politica può vivere veramente la fraternità? Come hai detto bene, c'è una differenza tra fraternità e solidarietà. Ed effettivamente ci sono tanti autori nella contemporaneità che assimilano questi due concetti, che affermano che la fraternità è lo stesso che solidarietà, anche se, come hai detto bene, per definizione sarebbero diverse. Ma perché politicamente tante volte ormai si preferisce parlare di solidarietà al posto della fraternità? Primo, per un tema di linguaggio, cioè si pensa che solidarietà sia un termine più laico, meno religioso a volte, quindi si preferisce in tanti spazi. Un altro punto per cui la solidarietà è spesso più sotto nell'ambito politico che nella fraternità è il fatto che la fraternità è difficile misurarla, e come sappiamo la politica ci chiede sempre di poter medire, misurare, quantificare, dare indicatori, condizione che invece è più facile nella solidarietà. Anche dicevi bene, Mailis, quando dicevi che la solidarietà appunto è un valore, anche nella fraternità troviamo una tendenza, una virtù, un abito acquisito, però non possiamo vincolarla unicamente come una virtù, perché a volte questo potrebbe
far intendere che fosse soltanto circostanziale. E effettivamente, in quale senso quindi la fraternità ci può essere nello spazio politico salvando le differenze con la solidarietà? La prima cosa che mi viene di dire è che è un'azione, la fraternità è un principio che muove un'azione collettiva. E come diceva precedentemente il professor Baggio, la fraternità precede la comunità politica e la ricerca del bene comune. Quindi, essendo questo principio, deve rimanere, cioè è al principio, all'inizio, e deve rimanere anche quando le istituzioni non ci sono, anche quando un governo è in crisi, quando non può agire. Condizioni che non sempre sono presenti, ad esempio, con la solidarietà, che ha bisogno di una istituzionalità, sia sociale, una organizzazione sia nel campo del sociale che appunto dal governo che la possa eseguire. Invece la fraternità, essendo questo principio, è prima, ma ci deve essere anche quando non c'è il governo. È un punto fondamentale anche, come anche bene lo indicava il professor Baggio molto chiaramente all'inizio, la fraternità ha questo compito di coniugare, di articolare la libertà e l'uguaglianza, e non è possibile che ci sia quando non c'è nessuna dei due. Non è stato sempre così per la solidarietà, perché a volte si possono instaurare rapporti solidali anche in rapporti asimmetrici, non di uguaglianza, e anche in condizione di non reciprocità. Si può essere solidari e non necessariamente avere una reciprocità. Queste due condizioni, l'asimmetria dei rapporti e la reciprocità, sono proprie esigenze senza le quali non ci si può parlare di fraternità. E un punto, con questo concludo, che penso che è importante quando parliamo anche di fraternità nel suo spazio politico, è che certamente è difficile affrontare questi termini oggi, perché c'è stato anche una scelta di tante culture, anche di governi, per promuovere una cultura individualista che fa sì che misconosce il rapporto, il legame che ci vincola come umanità, che non fa esplicito il nesso che abbiamo in quanto esseri umani. Quindi tante volte si fa più forza, diciamolo così, sulla solidarietà, perché a volte la solidarietà non esige riconoscere questo nesso come esseri umani, ma un atteggiamento verso il bene di qualcuno, ma non perché c'è un rapporto profondo e primario con quest'altro. Quindi politicamente questi sono due concetti che vanno della mano, sono vincolatissimi, entrambi hanno delle differenze, ma è importante non schivare, come di solito si fa, la fraternità per le difficoltà che ci pone davanti, ma appunto poter scoprire la ricchezza che ha per la lavoro politica, per la vita sia dei cittadini che delle istituzioni. Grazie professoressa. Se non ricordo male, anche Alexandre voleva fare una domanda. Nel 1914 i popoli dell'impero austro-ungarico e dell'impero germanico si consideravano come popoli fratelli. In pratica però abbiamo visto come, a partire da questa fratellanza, sia scoppiata una guerra mondiale che è costata la vita ad oltre 17 milioni di persone. La fratellanza germanica implicava anche un senso di superiorità nei confronti dei popoli slavi, dei russi o della Francia. Poi vediamo nel mondo tanti altri tipi di fraternità che per forza escludono gli altri: i nazionalismi, l'appartenenza religiosa, settaria o razziale, e tanti altri ancora. La fraternità che viene proposta qui è di un altro tipo e vuole essere universale.
Come arriviamo a questa universalità? Da come hai parlato del 1914, si sembrava che tu volevi un testimone dell'epoca, e certamente la professoressa Vargas nel 1914 non c'era. Allora, dato che sembra che io ci fossi, direi questo. Questa idea che viene proposta di una fraternità in quel momento basata sulla lingua, la cultura, la tradizione dei popoli tedeschi viene proposta in una forma ideologica molto forte. E è forte perché il ragionamento che viene fatto allora nel proporre questa ideologia di tipo imperiale, quindi con l'idea che altri popoli dovrebbero essere sottomessi e che il centro della luce, della cultura, della verità era costituito da questa unità dei popoli germanici, è un'idea molto antica. Se vi ricordate, noi l'abbiamo studiata quando abbiamo analizzato gli imperi dell'età del bronzo, i quali non riconoscevano l'esistenza degli altri stati confinanti anche quando erano in guerra con essi, perché era proprio una esigenza ideologica del mondo antico di quel periodo considerarsi unici. E una delle caratteristiche era di dire l'unità che noi costituiamo in questo impero è già la sintesi di alcune diversità. Si parlava dell'Alto e del Basso Egitto. Allo stesso modo, quando viene proposta questa ideologia germanica, è l'unità degli stati tedeschi e dell'Austria. Quindi ha una forza enorme, però si tratta di una unità parziale. Cioè questi modi di vedere la fraternità hanno una caratteristica, tutti quelli che tu hai nominato, quindi la fraternità di classe, la fraternità settaria, no? Stabiliscono delle inclusioni forti, cioè dicono chi siamo noi i fratelli e le sorelle, spesso trascurate, e escludono anche tutti gli altri. Quindi sono delle deformazioni della fraternità, perché la fraternità ha in sé un dinamismo che ci aiuta a riconoscere in colui che è libero e diverso mio fratello. Quando deve fermarsi la fraternità? Se in sé ha il principio di differenza che mi aiuta a capire che la differenza dell'altro è consentita da una unità, da un'appartenenza che abbiamo tutti e due, perché anch'io sono diverso ai suoi occhi, allora il principio di fraternità non può essere limitato in maniera artificiosa. Per forza di cose deve costituire delle comunità, perché una comunità infinita è impensabile, ma una comunità che riconosca anche delle altre comunità. Tra gli esempi di fraternità escludenti, di fraternità interpretate male, degenerate, diciamo, abbiamo quelle che tu hai detto, Alexander, quindi le varie forme di nazionalismo, ma poi c'è un'altra fraternità estremamente pericolosa, ed è la fraternità dei maschi, cioè la fraternità che esclude le donne. Noi abbiamo dei limiti linguistici, no? Dicendo fraternità abbiamo la radice frater o brother, brother, e quindi... c'è già, come dire, un indicare l'elemento maschile come universale, ma non lo è. Altre lingue non incontrano questo problema. Per esempio, in spagnolo si dice hermano, hermana, anche in portoghese, irmão, irmã, e c'è la hermandad che è comune a tutti e due i sessi. Ci sono parole in altre lingue, come in inglese sibling, che indica la comunità dei fratelli e delle sorelle come insieme, o c'è anche il tedesco, Geschwisterlichkeit, che indica l'insieme dei fratelli e delle sorelle, i bambini e le bambine, però rimane in noi, deve essere chiara la consapevolezza che anche la lingua porta la traccia di questa scissione, di questa spaccatura, che dal punto di vista antropologico è la prima ed è la più forte. E quindi dobbiamo sempre tenerla in considerazione. E credo che anche Michelle avesse una domanda, se non ricordo male. La mia domanda è un po' nella continuità di quella di Alexander, riguardo l'aspetto universale. Prendendo come esempio la Chiesa, come fa una tale comunità che vorrebbe trasmettere e vivere gli ideali di una fraternità universale a convivere concretamente in un rapporto di fraternità con tutti quelli che sono diversi da sé, sia all'interno che all'esterno della Chiesa. Cioè, concretamente, come mai incontriamo dei cristiani, inclusi noi,
che trovano delle difficoltà a trattare come fratelli e sorelle con le persone di altre religioni, cioè altre credenze spirituali, oppure nell'attualità con persone che sentono un'appartenenza sessuale diversa o anche dentro della chiesa, tra le comunità più tradizionali o meno tradizionali, o tra le stesse chiese riguardo l'ecumenismo. Quali sono le barriere che impediscono l'accoglienza, il vedere prima il fratello invece della sua appartenenza, le sue opinioni o le sue credenze? Come questa è più contemporanea, quindi forse posso dire io qualcosa. Senz'altro mi collego a quello che il professor Voglio ci ha detto, perché penso che sia già molto chiaro. Ma un po', Michelle, hai toccato un punto importante della fraternità e la sua universalità. Sempre parliamo di fraternità universale, appunto perché altrimenti non lo potrebbe essere, no? Come ha appena spiegato il professor Baggio, essere escludente già la toglie da questo. Però io, in quale senso universale? A me, sentendo da Michelle, la prima cosa che mi è venuto a pensare è il tipo di rapporto, sempre approfittando l'analogia familiare, che abbiamo con ciascuno dei nostri fratelli, e penso particolarmente a chi ne ha più di uno, che sa che ha un rapporto diverso con ciascuno dentro una stessa comunità. E vi lo dico io, che sono la più piccola di 7 figli, che si può comunque in questi rapporti differenziali, ma che si possono avere con tutti. Ora, la universalità della quale ci parla e che richiama sempre la fraternità è la dignità dell'uomo, della condizione umana, che è precedente a qualsiasi condizione giuridica, istituzionale in cui una persona si trovi. Non è cosa ci dice questo universale? Che non è circostanziale, come lo può essere la sua condizione. Appunto, se pensiamo a una persona nata vicino a una frontiera tra due stati, ad esempio, cosa ha fatto che lei nascesse 500 metri più in qua o più in là della frontiera? E questo può cambiare radicalmente la sua vita, se pensiamo in spazi piccoli e così diversi come il Medio Oriente, ad esempio. Quale potrebbe essere? Quindi, cosa ci dice questa fraternità universale? Dov'è? Che la nostra prima lealtà, questo lo ribadisce sempre Martha Nussbaum, la nostra prima lealtà è con l'uomo, con l'essere umano, con la sua dignità. E non a questa non si può anteporre nessuna forma di governo temporale. E questo è il primo punto. Quindi, come si fa? Un altro punto che anche avevo accennato prima il professor Baggio, e che penso che è utile riprenderlo qua, è che la differenza è una condizione necessaria per la fraternità. Dunque, non è quando l'altro è uguale a me, ma come all'inizio indicavo al professor, quando mettono un altro di fronte a me e dicono guarda che questo è uguale. Cosa serve a questo nei rapporti tra le comunità? Innanzitutto dobbiamo avere presente che comunque qualsiasi comunità politica è già di per sé una comunità di comunità, quindi esige già un rapporto tra i diversi gruppi sociali, e che questo rapporto esige appunto essere completamente di apertura totale e di dono totale. A cosa gli serve a una comunità aprirsi e donarsi questi due movimenti? Penso senz'altro l'aiuta a migliorare nei suoi contenuti, nei suoi principi, a sapere perché, ad esempio, vuole emanare una legge. È coerente o no con ciò che la muove? È nel contrasto con l'altro, col diverso, che le condizioni, le leggi, la vita dei cittadini può dire vale la pena per tutti o no? Serve o no, e se deve escludere, quindi porta a soprattutto a ripensare alle comunità stesse e sapere che non c'è niente puro
nessuna comunità ha la verità in se stessa, come nessuna persona ce l'ha. Quindi è nel rapporto con le altre che può depurare e capire veramente qual è il bene che insieme si va a cercare e si può costruire. Anch'io mi fermerei qua per... Posso prendere la parola, ma hai fatto venire in mente una cosa. Io non ho risposto esattamente alla domanda di Valeria di prima, perché voleva una spiegazione sulla differenza, se la fraternità promuove la differenza, la riconosce oppure no. E quello che la professoressa Vargas ha detto adesso mi ha fatto venire in mente un elemento importante. Entro un po' nel suo campo, perché è lei che fa un corso importante nel nostro corso di laurea, che è l'indirizzo della fraternità nella Res Publica, fa un corso sull'ideologia e la critica dell'ideologia. Perché le ideologie sono forti? Perché danno delle risposte. E queste risposte sono proprio una struttura mentale. Chi ha un'ideologia non è che sa tutto, però ha imparato una logica tale per cui sembra che possa rispondere a tutte le domande. Quindi l'ideologia si impone. Perché? Perché dà le risposte. E l'atteggiamento dell'ideologo o della persona comune che ha interiorizzato ormai una ideologia che valorizza, assolutizza magari un solo valore, un solo punto di vista, è proprio quello di dire: non ho bisogno dell'altro perché so già io che cosa, qual è la verità. Invece la fraternità, per il fatto che deve sempre accettare la realtà che l'altro c'è e che è diverso da me, pur avendo i diritti che ho io, la fraternità non è strutturata sulla logica della risposta, ma invece è strutturata sulla logica della domanda. Cioè è il fratello, la sorella, è colei o colui che dice: ma chi sei tu? Cioè di quale verità sei portatore? La fraternità è domanda. Perché? Perché sa che l'altro ha una possibilità di rispondere, non sono io l'unico che dà delle risposte. In questo senso allora la fraternità esalta la differenza, però la differenza reale, quella che viene dalla realtà. Invece in politica molto spesso gli scontri, i conflitti, sono dovuti a delle differenze artificiali che non vengono dalle prospettive diverse, vere, che si possono avere su un problema, ma vengono dal bisogno di affermare un'identità per contrapposizione all'altro. Avendo lavorato tanto tempo con parlamentari, con persone direttamente impegnate in politica, so che il problema delle persone per bene era quello di riportare gli scontri a una misura reale, come dire, fisiologica, perché un 80-90% degli scontri in politica non sono originati dalla problematica stessa, ma dalla competizione per il potere. Allora, entrare con rapporti fraterni significa esaltare la differenza, ma quella vera, quella che è una garanzia, perché se siamo diversi, può darsi che la mia idea, che va bene adesso e che mi porta al governo, possa valere per oggi, ma di fronte alla crisi di domani può essere la tua sensibilità che dà la soluzione per tutti quanti. Ecco perché governo e opposizione sono entrambi una garanzia per tutti, per coloro che li hanno votati e per coloro che non li hanno votati. Scusa Valle, solo se mi permetto ancora dire qualcosa al riguardo. Antonio mi ha fatto venire in mente, e l'ho appena trovato, due righe di Fratelli Tutti, Papa Francesco. No? Al numero 89 il Papa scrive: i gruppi chiusi e le coppie autoreferenziali che si costituiscono come un noi contrapposto al mondo intero di solito sono forse forme idealizzate di egoismo e di mera autoprotezione. Appunto, questo noi che risulta una ideologizzazione che tende a proteggersi, a chiudersi e in questo egoismo escludere la costruzione di questo bene per tutti. Ci sono cose straordinarie in quest'ultima enciclica, per esempio il fatto che il Papa parla della fraternità come universale, però la prima definizione che ne dà è di una fraternità aperta. Aperta è in un certo senso più importante di universale, perché? Perché ti dice che c'è un processo,
L'universalità non è una cosa acquisita. Magari noi pensiamo di essere universali, non ci accorgiamo di escludere degli altri. Invece parlare di fraternità aperta ti dà l'idea che è un processo che continuamente deve essere attuato e solo la fraternità aperta costruisce la società aperta. E il modo per attuarla, poi, il Papa sottolinea fin dal titolo dell'enciclica, è l'amicizia sociale, cioè la ricerca continua di un rapporto con coloro che possono diventare amici, non lo sono in partenza. Questo recupera l'antica definizione di amicizia politica di Aristotele, naturalmente mettendo dentro tutti i contenuti dell'idea di popolo, nella sua dimensione grande e universale, che il Papa, per la sua esperienza, per le correnti di riflessione politica, soprattutto dell'America Latina del Novecento, ha portato come contributo per il pontificato. Ma gli studenti, cioè i nostri compagni di viaggio, cosa ne pensano? Ma guardi, la mia difficoltà che trovo sempre in realtà è trovare un modo per far sì che la fraternità possa essere veramente capita nell'ambito politico. Cioè, è vero che il Papa scrive queste cose ed è vero che diverse persone e movimenti ne parlano, però poi a volte quando uno legge i giornali e vede quello che succede nel foro politico è molto facile purtroppo essere negativi e pensare che la fraternità sia un po' un grande sogno e che non si riesca bene a capire su cosa fondarla. Cioè, da una parte mi viene da dire basterebbe riconoscere il valore dell'uomo, i diritti dell'uomo. Eppure, guardando anche ai sistemi occidentali, a volte mi domando se questo valore dell'uomo e quindi della fraternità vengano ancora ricordati. Però questa è un po' una mia perplessità che magari poi nelle prossime lezioni andremo avanti. Hai ragione, perché tu pensa 20 anni fa, quando su stimolo di Chiara Lubich abbiamo cominciato la nostra scuola, che adesso è diventata Sofia, a studiare la fraternità, non si trovavano libri sulla fraternità. Adesso un po' è diventata di moda, ma soprattutto grazie a questo sforzo che è partito contemporaneamente in diversi punti del mondo, quindi non è un'unica cultura, che so, quella europea, che ha prodotto le idee, è stato fatto da un insieme di persone, qui in America, in Africa, in Asia, no? Questa è già una garanzia. Adesso ci sono delle scuole di pensiero, adesso gli studi sulla fraternità sono entrati nei programmi universitari. Cioè, noi abbiamo cercato di aprire un campo che prima non c'era. La fraternità c'è sempre stata. Se il conflitto, se l'odio fosse stato più forte della fraternità nella storia, saremmo già tutti morti. Se esistiamo, se siamo vivi, se le nostre case sono piene di sogni che magari non si realizzano, ma se ancora siamo in grado di volere il bene, vuol dire che la fraternità è costitutivamente più forte. Però forse manca di un pensiero. Allora non si può neanche parlarne con leggerezza. Bisogna studiarla. Pensiamo a quanti studi sono stati dedicati alla libertà, all'uguaglianza, a tanti altri aspetti. La fraternità non è da meno. E anche per cominciare a studiarla bisogna sapere che strade prendere, quali sono i libri validi, avere dei maestri. Tutto questo adesso siamo in grado di proporlo. E per fortuna la tecnologia ci aiuta, perché attraverso i siti noi abbiamo già cominciato a costruire un repositorio delle pubblicazioni prodotte sulla fraternità. Chi comincia adesso a studiarla non ha più il vuoto davanti, ma ha già 20 anni di studi fatti da molte persone. Al posto nostro, mio e della professoressa Vargas, molti altri potrebbero parlare della fraternità e per fortuna lo stanno facendo. Solo è certo che di solito sembra che non c'entra niente col mondo politico e che viene da scoraggiarsi, eccetera, ma la storia è lunga ed è ampia. Cioè, se pensiamo 300 anni fa, pensare che poter vivere in un mondo senza schiavi sembrava impossibile. E l'uguaglianza si è aperto spazio nella storia, come se l'ha aperto, appunto, come hai detto, la libertà. Quindi questi due punti non li possiamo lasciare
perdere, dobbiamo anche saper guardare la storia e vedere quanti grandi progetti umani, quanti secoli si sono presi, e ma l'importanza di intraprenderli. Questo mi sembra che non possiamo guardare solo sempre nell'immediato. Se qualcosa ci dice la politica è che dobbiamo avere uno sguardo ampio, indietro e in avanti. Solo questo. Ok, grazie a tutti per questi spunti molto interessanti e grazie a chi ci ha seguito, ha avuto la pazienza di seguirci. E ci vediamo a marzo quando parleremo di partecipazione e co-governance. Grazie, a presto. Grazie a tutti, molto stimolante. Grazie. 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 Ciao.